31 ottobre 1949. Carissimo fra Raffaele e Giuseppe, già ti ho scritto una lettera facendoti gli auguri per l'onomastico e segnando ricevuta per la tua bella lettera. Spero che tu continui ad essere contento ed in buona salute. Pochi momenti fa è andato via il direttore di Castel Gandolfo di Roberto e Francesco, che è venuto a casa a farci una visita. Roberto sta bene, Francesco invece una ventina di giorni fa ebbe una febbre. Passatagli la febbre, nel poggiare i piedi per terra ebbe un forte dolore ai piedi, dolore che gli è continuato. L'hanno fatto visitare da due medici e gli hanno trovato un poco di male al cuore. Il direttore ha detto che il medico di Albano ha detto che occorre una visita di uno specialista e perciò lo porterà dopodomani o il 3 novembre a casa accompagnato dallo stesso direttore. Prega perciò per Francesco e prega anche perché il Signore dia la tranquillità e la serenità a noi genitori. All'ufficio mio grande da fare, grande lavoro, orario prolungato. Non è ancora passata la bufera. 2 novembre. Oggi, giorno dei defunti, volgiamo il nostro pensiero e i nostri suffragi a quanti del nostro parentado, nonni, zii, amici e conoscenti ci precedettero. Non ho avuto tempo di raccontarti l'affare di Francesco. Mamma ebbe un sogno che Roberto e Francesco stavano male. Sotto l'incubo di questo sogno, una mattina si reca all'istituto della Salle e fratello Luigi le dice: Roberto sta benino, ma Francesco zoppica un po' in salute. E soggiunge: prima che il direttore lo riporti a casa, vadano loro a ritirarlo. Il giorno seguente va Leonardo e contemporaneamente il direttore viene a casa nostra. Si incrociano. Leonardo non trova il direttore, parla col vice direttore, il quale dice che Francesco non può stare più nel piccolo noviziato perché è malato. Leonardo allora aspetta il ritorno del direttore. Ma questi, che aveva parlato con noi, dice: il 3 novembre non faremo sapere niente a Francesco perché non si impressioni. Lo condurrà il direttore stesso a Roma, come se dovesse stare pochi giorni a casa per una visita medica più accurata. Francesco, ignaro di tutto, sta tranquillo e sereno. Ora che gli diranno di venire a Roma e comincerà a sospettare qualche cosa, chissà cosa penserà. Tu prega. 4 novembre. Ieri alle 15 si è presentato il direttore di Castel Gandolfo con Francesco. Francesco sta bene, allegro, se non fosse per un po' di gonfiore alla noce dei piedi, che è il sintomo del male al cuore. Lo dovremmo far visitare da un altro medico. Il direttore verrà ad informarsi da qui a qualche giorno. Teresa è andata a vedere Giovanna d'Arco, il film che è cattolico, con la signorina dell'Azione Cattolica di Santa Teresa. E Leonardo è andato con Mario a Centocelle per vedere le gare aeronautiche. Francesco sta a leggere sulla branda, nell'ex camera di nonna, i racconti con le illustrazioni a fumetti. 6 novembre abbiamo telefonato al medico Ricotti, ma non c'è e nessuno ha risposto al telefono. Ora siamo indecisi quale altro medico chiamare. 9 novembre, Francesco visitato Clinica Immacolata in Prati, trovato insufficienza cardiaca mitralica, artritismo ai piedi. All'ufficio mio continua la tempesta. Osservo e ringrazio a chi di dovere. A te la santa benedizione, papà.